Allora, prima di tutto ringrazierei ancora Silvia, perché ovviamente noi non siamo oratori, non siamo giornalisti, non siamo esperti del genere, quindi è proprio portando la nostra prima persona nello studio e nel raccontarvi poi quello che abbiamo scoperto, quello che ci ha incuriosito, che crediamo sia la vera condivisione delle passioni e delle conoscenze. Abbiamo un fior fior di ospiti dietro e tante domande da farvi, quindi prima di tutto lascerei un altro minuto per riflettere di quanto questo atto omofobo e ora ci appare completamente senza senso a noi, magari lo spero, magari a qualcuno no, lo può dire dopo, quanto danno abbia fatto nel progresso scientifico, quindi in una cosa tangibile, in una cosa che invece è riconosciuta adesso come una necessità, una cosa di cui abbiamo assoluto bisogno. Quindi, prima di parlare dall'interno della comunità scientifica, per vedere come si pone la comunità scientifica, gli scienziati nei confronti delle diversità, quindi se esiste una forma di celebrazione, di valorizzazione delle diversità, facciamo un capovolgimento di frittata e vediamo come più o meno la scienza, ovviamente non sarà un seminario enorme, quindi giusto due parole, sfruttiamo la presenza di un antropologo tra noi per dire come l'antropologia ha studiato, definisce e ha ragionato sull'omosessualità e altri, insomma, le cose non prettamente, in generale l'orientamento sessuale delle persone. Quindi io chiamerei Marco che ci spiegherà questo e poi passeremo all'intervista. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco Lode, sono un antropologo fisico e questa sera racconterò un pochino quello che ha detto Roberto riguardo alla come vede la scienza, le scienze biologiche. Ecco, lo sto rompendo, sto riuscendo. Racconterò un pochino quello che vede l'antropologia, come vede l'antropologia all'omosessualità, l'antropologia culturale però, quindi l'altra parte della medaglia rispetto a quello che faccio io. Praticamente sarà una carrellata di esempi, in realtà non parlo neanche di omosessuali, ma parlo di eterosessuali, è una cosa un po' strana, voi capirete. E in questo mio intervento, la scelta dei testi, delle cose che ho trovato, diciamo, sono in risposta ad alcune affermazioni fatte durante una trasmissione televisiva di qualche giorno fa, trasmessa dalle reti private in Sardegna, non dico né la trasmissione né la rete, ma immagino che il buon 98,9% di quella abbia vista o sappia di cosa sto parlando, in cui un esponente di un movimento politico ha definito come essere questo il periodo in cui abbiamo gli omosessuali, ovvero in cui la comunità LGBT è presente, cioè questo è il periodo in cui la comunità LGBT si manifesta e che in passato non è mai esistito. LGBT, per chi non lo sapesse, vuol dire sta per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Pertanto, questo l'opuscolo tipo chiesa. Allora, è questo tutto quanto mi sono preparato e adesso vi racconterò delle cose. Volevo partire, già che il tempo a mia disposizione non è moltissimo, preferisco parlare di argomenti che poco si conoscono e che riguardano soprattutto la sfera femminile dell'omosessualità più che la sfera maschile che già conosciamo un po'. Nel caso avanzasse del tempo e riuscissi, ne parlerò dopo. Anzitutto il tema da me discusso sarebbe l'omosessualità istituzionalizzata, che vuol dire quell'omosessualità che le società o alcuni stati, difficilmente stati, ma società, gruppi di persone in questo senso, avvallano e spingono. No? E quindi le reputano positive perché sono rituali, perché sono un passaggio della vita o sono necessità, come spesso accade appunto nei casi delle donne, che sono più necessità perché è sempre dovuto a una situazione dello stato o degli status del marito. Per cui anzitutto farò una piccolissima introduzione al fatto, per esempio nell'Africa occidentale c'è una popolazione che si chiama Dahomey, dove le ragazze intrattengono giochi sessuali, non sono bambini, vero? No. Intrattengono delle relazioni sessuali fra loro appunto per esercitarsi nel piacere sessuale, nel riuscire a dare piacere al marito. In questo modo esistono anche altre popolazioni che fanno lo stesso, come le popolazioni dei Kung, che sono in Asia,
dove le ragazze attuano lo stesso principio. Ma secondo me la cosa più importante che ho trovato, tra l'altro le notizie sono molto ridotte, perché la scienza, gli antropologi, soprattutto nel passato, si sono mossi proprio per indagare gli aspetti dell'omosessualità maschile piuttosto che quella femminile. In particolare vorrei raccontare di un episodio che riguarda una... Siamo in Cina, descriviamo un po', siamo in Cina, siamo nel delta del fiume delle Perle, in una zona che si chiama Quantung, ricca di allevamenti di bacchi da seta. Collateralmente agli allevamenti di bacchi da seta c'erano e ci sono, si sta parlando del tra il XIX e il XX secolo, quindi pochi anni fa, delle fabbriche dove si lavorava la seta. Tutti gli operai erano donne, tutte donne, si parla di un numero di 100.000, che si ribellavano allo status, agli obblighi della Cina, cioè che obbligava le mogli a essere sposate con degli uomini, ovviamente, e quindi queste donne, rifiutando lo status di moglie e succube del marito, preferivano guadagnare una misera lavorando come operaie in queste fabbriche. Le donne formavano delle confraternite, dove appunto le consorelle si aiutavano economicamente e sentimentalmente, quindi affettivamente, quindi si davano anche, si soddisfacevano delle necessità sessuali, ovviamente, tra di loro. E questo fatto, in realtà si vedevano anche, non era difficile vedere, e non erano assolutamente ghettizzate, delle coppie o dei terzetti, per quello fatto tre, delle coppie o dei terzetti di donne. E questo appunto per vedere che anche nel caso delle donne non succede che se si hanno dei comportamenti omosessuali la persona etero può essere gayizzata. Quindi quando tutte le persone dicono che i gay pride molesteranno i miei bambini, faranno diventare i miei bambini degli omosessuali, non è vero, non può succedere. Questo per le donne, e sono pochissimi casi, sono anche casi di omosessualità per le donne negli harem, vi ricordate quelli famosi dei califfi, dove le seconde mogli il marito lo vedevano 4-5 volte all'anno.